Buonasera e bentornati a una nuova puntata di Municipio X. Questa sera con noi, però a distanza, abbiamo Stefano Rossi e Giuseppe Bennardo. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Per chi se lo stesse chiedendo, loro sono famosi per essere gli ideatori di una serie che è La Casa di Brenta. Adesso lasciamo che siano loro due a spiegarci questa vicenda, perché il titolo, da cosa nasce, anche se sicuramente qualche legame già ce lo fa capire. Ma allora, noi siamo amici dal liceo, quindi dalla prima liceo, e diciamo dalla prima liceo già condividiamo la passione per il cinema, per i video, per creare video, situazioni. Quindi già dai tempi ci piaceva scrivere, riprendere corti e robe di questo tipo. Ovviamente i primi progetti erano davvero tanto amatoriali, però ci hanno aiutato un po' a capire come funziona il cinema come linguaggio. E da lì poi abbiamo fatto una serie di piccoli e grandi progetti fino ad arrivare a questa webserie che è forse il nostro progetto comunque più curato e credo anche più riuscito. Diciamo che La Casa di Brenta è arrivata un po' come anche una conseguenza del fatto che per ragioni lavorative entrambi, diciamo, siamo venuti a Milano a vivere come coinquilini. Quindi questo ha aiutato sicuramente il processo creativo e la realizzazione poi di una cosa di questo tipo comunque. È ovviamente faticosa e lunga da realizzare, ma ovviamente ci ha dato una bella soddisfazione prima. La casa di Brenta, quindi di cosa tratta? Qual è la sinossi, insomma, la trama di questa serie? La Casa di Brenta parla di due amici che a quasi 30 anni vanno a vivere a Milano, con tutte le circostanze che possono nascere da una convivenza di due quasi trentenni. E con tutte quindi delle situazioni comiche che succedono nella quotidianità e diciamo, si relazionano al padrone di casa che sembra avere un mistero che effettivamente si scopre nel corso della serie. Anche perché loro decidono di organizzare una festa ispirata alla casa di carta, una festa in maschera che si chiama La Casa di Brenta. Ci sono più di 50 persone, tutte mascherate, e che diciamo è un po' il fulcro di tutta la serie. Quindi c'è stata un po' l'ispirazione anche delle serie comunque attuali, vi ha dato un po' un lancio per scrivere questa serie, il fatto, non so, di avere come base la casa di carta. Sì, sicuramente. Cioè, l'idea inizialmente era di partire poi in realtà da situazioni di quotidianità, no? Perché magari dopo un anno che eravamo coinquilini di cose magari anche divertenti, di episodi, ne erano successi parecchi e quindi già avevamo l'idea di fare, che ne so, degli sketch, qualcosa di questo tipo. Poi da lì, diciamo, ho preso piede l'idea di fare una storia più strutturata che ovviamente ha preso anche le influenze di tutte magari quelle serie TV o cose che stavamo guardando in quel momento. Quindi noi avevamo visto La Casa di Carta, avevamo appena finito Breaking Bad, piuttosto che altre serie, ci abbiamo messo dentro anche qualche elemento, diciamo qualche risvolto noir, che poi nell'idea iniziale non c'era. Quindi se doveva essere una cosa semplicemente di sketch divertenti tra coinquilini, è diventata poi una storia che parte così, ma poi ha dei risvolti anche decisamente noir, quindi un po' fuori dalle corde solite magari a cui eravamo abituati anche noi. Avete riletto un po' in chiave milanese, in chiave coinquilinanza, quella che poi sono le storie di altre vicende narrative che abbiamo conosciuto, insomma, ampiamente a livello internazionale. Certo che l'essere coinquilini e vivere, insomma, vicende che poi vanno dal tragicomico al felice, gioioso, sicuramente aiuta, dà una buona base per la Sì, scrittura poi. assolutamente. Sicuramente sì, sicuramente. Come ha detto Stefano, all'inizio volevamo fare una cosa un tratto ispirato alla nostra vita da coinquilini. E difatti su YouTube, oltre alla serie, ci sono una serie di sketch che sono collegati dalla serie, che si chiama Brenta, La Casa di Brenta, che abbiamo fatto prima, che sono invece una serie di situazioni comiche. E per, insomma, quindi la storia si apre con una festa, che poi è l'elemento fondamentale perché serve poi alla ricostruzione di tutta la storia. Com'è stato creare una festa in casa? Cioè, poi nella realtà le facevate poi davvero queste Sì, feste? è impegnativo però divertente. Sì, diciamo che sembrava di avere davvero una festa in casa per 2-3 giorni, perché quella festa poi è stata girata ovviamente in più giornate di ripresa e diciamo sembrava davvero di avere una festa in casa, infatti la vicina ne sa qualcosa. Grazie. E
parte questo, diciamo che è stato molto divertente perché la cosa bella poi è stata che noi ovviamente non avevamo una produzione dietro, cioè la produzione eravamo io e Benny che per passione diciamo abbiamo deciso di investire tempo e qualcosa anche a livello economico in questa produzione qui. E quindi la cosa bella è stata poi che comunque un sacco di amici, persone che appunto noi conosciamo, hanno sposato il progetto e hanno voluto venire ovviamente gratuitamente a divertirsi, a prestare la propria faccia per una comparsa o per un personaggio magari secondario della storia. Quindi questo è stato molto bello. Diciamo che questo progetto è stato possibile solo tutto grazie all'aiuto di queste persone che ovviamente di queste amicizie. E quali sono i personaggi principali? Cioè, tra di loro ci sono sicuramente dei vostri amici, quindi. Allora, vabbè, i due protagonisti siamo io e Stefano, che interpretiamo noi stessi praticamente, e dopodiché gli altri personaggi da citare sono allora, Daniele Brogna, che interpreta anche lui un po' testo, se vogliamo, che è un youtuber che fa contenuti insieme a Stefano sul Milan e anche insomma delle ottime visualizzazioni. Salutiamo Daniele. Ciao Ciao Daniele. Daniele. Dopodiché c'è da citare anche Giulia Segalini, che anche lei si occupa di contenuti web perché lavora con i The Show, quindi fa una serie di video di candid camera con i The Show. Dopodiché sicuramente da citare ci sono due personaggi che invece sono un po' gli antagonisti della serie, che sono Massimo e Francesco. Massimo interpreta il padrone di casa e Francesco un altro personaggio un po' misterioso che non vi svegliamo e che sono appunto un po' i due cattivi, no? Che sono un po' il nostro contraltare. Quindi diciamo che i personaggi principali siamo noi sei, oltre ad altri tanti personaggi che hanno fatto piccole parti. Ecco, una cosa che dicevamo, una peculiarità della vostra rilettura milanese di magari storie già note ai più, è il fatto che durante la festa comunque ognuno ha un nome, no? Durante la serie. Questo nome come si ricava? Che nomi sono? Allora, sostanzialmente l'idea ovviamente, come dicevamo, è che la festa riprendesse degli elementi della casa di carta, cioè il tema della festa era proprio la casa di carta. E quindi da lì, dato che nella casa di carta ogni personaggio ha nome di una città, in questo caso noi volendo dare una connotazione comunque milanese al progetto, proprio perché è ambientato a Milano e perché noi comunque a Milano, abbiamo deciso di dare invece dei nomi di fermate della metro di Milano a tutti i vari protagonisti della festa. Quindi poi vabbè, la scelta in realtà è ricaduta o in maniera abbastanza casuale oppure perché per dire Benny aveva centrale perché lavorava in zona centrale e quindi di base aveva fermata lì. Io stessa cosa con Monte Napoleone, insomma abbiamo tentato di darle insomma, queste motivazioni qui e di ricalcare un po' quella che era la cosa della casa di carta. Sì, insomma, un luogo che faccia sì che ognuno si possa riconoscere. In realtà la mia speranza era che ci fosse qualche aneddoto dietro nome, però già il fatto che sia il luogo di lavoro vuol dire che è uno stigma abbastanza importante Sì, diciamo per il che poi vabbè, non personaggio. c'era magari chissà che dietro, però è stato un espediente che ci ha aiutato molto nella storia, per dire, a un certo punto Benny deve incontrarsi a metà strada con un altro personaggio, questo personaggio dice incontriamoci a metà strada e lui al momento non capisce, poi in realtà si guarda la mappa della metro e dice aspetta, forse intendeva a metà strada tra la mia e la sua fermata, quindi dobbiamo incontrarci a Repubblica. Quindi è stato un po' diverse situazioni, anche un escamotage per creare delle situazioni Che poi in realtà è anche molto strane. divertente perché adesso uno può dare un volto alle fermate metro che voi avete menzionato, rendono un po' più umane in questo modo. Ma per la Esatto. realizzazione è stata abbastanza lunga, quanto ci avete impiegato? Esatto. Più di un anno, quasi un anno e mezzo tra ideazione, scrittura, realizzazione, montaggio e lancio, quindi tutto, quindi ti direi un anno e mezzo, perché comunque questo progetto noi lo abbiamo portato avanti mentre lavoravamo, nella vita noi Certo. facciamo altro, non ci occupiamo tutto il giorno di creare la casa di prenta e quindi chiaramente dovevamo occuparcene soprattutto nei weekend. Le riprese sono state fatte in maniera abbastanza intensiva nei weekend cercando di far combaciare gli impegni di tutti. I nostri impegni, gli impegni del ragazzo che ci ha aiutato diciamo, con le riprese, gli impegni degli attori, delle comparse, delle location e quindi sicuramente diciamo, l'aspetto organizzativo è stato uno dei più complessi da gestire.
Esatto, sicuramente se c'è stata una difficoltà ovviamente nell'affrontare un progetto di questo tipo non è stata tanto la parte creativa, perché quella ci diverte un sacco, la sera ci si trovava dopo il lavoro Fino a mangiare insieme e fino a tarda notte si buttavano giù idee, si iniziava a scrivere e fin lì tutto bellissimo. Poi diciamo che concretizzare quelle idee creative diventa più difficile semplicemente perché a livello logistico devi coordinare il videomaker che ovviamente ci faceva un favore e ovviamente aveva anche altri lavori da fare. Coordinare i vari amici che venivano a fare le altre parti e quindi trovare il punto di incontro e riuscire a girare tutto. Anche per questo ci abbiamo messo ovviamente un anno ed è stata la parte un po' più difficile ovviamente del lavoro. Certo, anche perché uno lo dà per scontato, però il prodotto comunque è di qualità, cioè se uno guarda la fotografia capisce che è una buona fotografia, però c'è la difficoltà del realizzarlo dietro, che si dà per scontato quando ci si lavora, comunque si ha la mano, si ha la velocità, voi dovevate di giorno lavorare e la sera continuare a lavorare, però alla serie. Esatto. Poi il discorso è proprio che non avevamo una troupe, non avevamo per dire un segretario di produzione che si occupava solo di organizzare determinate cose. Cioè noi abbiamo fatto praticamente dalla scrittura alle riprese, alla gestione degli attori, all'organizzazione, alla grafica della copertina, al montaggio, quindi cioè praticamente ogni step l'abbiamo provato in due. Quindi l'aspetto più difficile mi direste qual è? Quello che c'è di tutti. Organizzare le scene con diciamo, tante comparse. Ad esempio, la scena della festa, noi abbiamo deciso un mese prima che si sarebbe girata in quel weekend, perché ci volevano 2 giornate di riprese, sabato e domenica, bisognava montare tutte le luci, bisognava sistemare la casa, ribaltarla completamente, e quindi abbiamo pianificato tutto. La mattina del sabato abbiamo sistemato tutta la casa. Nel pomeriggio abbiamo iniziato a girare, il giorno dopo abbiamo girato ancora tutto il giorno e quindi quello è stato davvero complicato, molto divertente, perché mi ricordo, non so se ti ricordi, il lunedì mattina dopo un weekend di riprese della festa, nel giugno avevo voglia di andare in ufficio, cioè No, abbiamo dovuto esatto. fare le scene, no? No, perché abbiamo avuto la festa in casa praticamente per 2 giorni di fila. Era come fare sempre la festa dal mattino, pomeriggio e sera. Ma Quindi siete sempre stati gente in querelati dalla giro. vicina? E poi la casa era praticamente piena di queste luci rosse, lucine rosse per ricreare l'atmosfera, no? E praticamente quelle lucine, tutte queste adesivi, queste cose che erano state applicate ovunque nella casa, praticamente poi sono rimaste per un altro anno in casa, accendevamo le luci, erano ancora rosse perché proprio le avevamo più tolte. Beh, eravate pronti per feste successive, vi siete sempre tenuti un po' sul pezzo. Corretto, La vicina vi ha querelati alla fine oppure... La vicina vi ha querelati o vi siete salvati dalla festa di 2 giorni? Ma tra l'altro avete qualche altro racconto che può aver ispirato la scrittura, qualcosa che possa farci sorridere? diciamo che l'episodio principale da cui poi è stato l'episodio che ha fatto poi nascere la scrittura di tutta la serie, perché noi siamo partiti da quell'episodio lì e abbiamo detto da qui inventiamoci qualcosa e da lì è nata proprio tutta la storia, perché è successo che praticamente dopo poco che eravamo coinquilini qui a Milano, diciamo non avevamo ancora invitato nessuno a cena, ovviamente ci stavamo organizzando, ci stavamo adattando un attimo e una sera Danny mi dice guarda che verrà una mia collega poi stasera a trovarci. Ah, ok. Sostanzialmente poi questa collega in realtà aveva capito di venire a cenare da noi, mentre noi avevamo capito che venisse dopo cena. Quindi ovviamente noi non avevamo preparato nulla. 10 minuti prima che lei arrivasse, lei ci ha scritto ho una fame assurda, no? Quindi noi abbiamo detto ah, vabbè, adesso cosa facciamo? Cioè, non sapevamo che pesci prendere, quindi è stata una situazione tragicomica dove poi lei è arrivata e dopo 5 minuti che aveva davanti la mia schiscia del giorno dopo, scaldata praticamente per l'occasione, ha capito che ovviamente c'era qualcosa che non andava e quindi vabbè, poi è finita con una risata. Lì è stata una scena che noi siamo andati avanti a ridere per La tutta la sera. Abbiamo tentato poi di fare una trasposizione anche nella serie, cioè infatti un piccolo pezzettino all'inizio dove succedeva proprio questa cosa qua. Anche perché l'invito a cena per un fuorisede è fondamentale, quando inauguri la nuova casa e sei con un coinquilino, insomma, è un rito di passaggio praticamente. Quindi voi Diciamo che questa è l'avete... stata proprio la cena memorabile, quella prima Esatto. cena. No, direi proprio di no. Però è stato un ricordo, cioè io arrivo ancora a pensarci, cioè. Basta scaldata nel microonde, messa lì, cioè veramente la tristezza infinita.
Immagino come se l'avessi vissuta. Ma in nome, insomma, un po' di questo racconto, che poi è un racconto anche della vostra vita, di fatto, no? Da coinquilini, da amici, avete idea di continuare? Vi piacerebbe proporre un secondo lavoro, una continuazione, una seconda stagione? Sì, l'idea c'è, stiamo ragionando su come realizzare un'eventuale seconda stagione, perché io e Stefano, diciamo, abbiamo realizzato questo progetto nei 2 anni e mezzo che eravamo coinquilini. E quindi rappresenta un po', se vuoi, no, un progetto che si associa a quel tipo di vita, a quel tipo di fase della nostra vita. Adesso entrambi siamo diventati grandi, all'alba dei 30 anni. E conviviamo con le nostre ragazze, quindi se vuoi siamo entrati in una cosa un po' diversa. E chiaramente anche organizzare determinate cose risulta un po' più complesso, perché prima, vivendo insieme, qualsiasi scena nella casa la potevamo organizzare in tempo zero, no? In qualche modo. Quindi diciamo che l'idea c'è, dobbiamo ancora capire se sarà una seconda stagione, se sarà solamente una miniserie, se sarà non so, un mediometraggio, un cortometraggio, dobbiamo ancora studiare bene. Beh, però ho visto che il seguito si augura una continuazione, quindi magari Sì, dovrete trovare il sì. modo di farla anche online, vista la situazione attuale. Sì, beh, poi adesso, vabbè, poi di base ci sarebbe comunque un lavoro di scrittura abbastanza, tra virgolette, lungo, che si spera Certo. che quindi, ora che finisci di scriverla, la situazione attuale migliori. Però ci piacerebbe comunque portarla avanti, perché anche i numeri, le attenzioni ricevute su questo progetto sono state ottime. C'è un sacco di gente affezionata proprio che ci scrive quando ci sarà questa seconda stagione, e quindi ci piacerebbe non lasciarla cadere così, perché è stato comunque forse il progetto più riuscito che abbiamo fatto insieme, e quindi insomma speriamo di riuscire a portare una seconda stagione, anche perché la storia non si chiude, cioè lascia tante domande nella sua conclusione, quindi ci starebbe proprio spiegarla un po' di più e andare avanti. Bene ragazzi, allora io vi direi che ci possiamo salutare con questo augurio che si possa continuare una seconda stagione legata ad una seconda fase. E vi ringrazio, colgo Esatto. l'occasione per ringraziarvi e invito a tutti a guardare per chi non l'avesse ancora vista La casa di Brenta. Ciao Grazie a tutti, grazie per ragazzi, l'invito. e noi ci vediamo invece alla prossima puntata.